C'è un nuovo allenatore nella scuola basket Arezzo, con quale spirito questa nuova avventura? Ma bene, bene, volenteroso. Ieri sera abbiamo iniziato, ho visto i ragazzi belli, pimpanti, e grazie al lavoro fatto durante la pausa natalizia da Mirko e da Simone, sia fisicamente che tecnicamente stanno bene. Ora c'è da rimboccarsi le maniche, soprattutto mentalmente, e dare una svolta prima possibile. Ecco, perché effettivamente è una squadra che, sia per quelle che erano le attese, sia per il valore, no, della cosa, chiaramente può fare molto meglio. Sempre si può far meglio, però dobbiamo lavorare. Non è che i nomi fanno le vittorie. Dobbiamo lavorare, dobbiamo amalgamarci ancora meglio di quello che lo sono adesso, cercare di aggiustare l'aggiustabile in poco tempo, perché comunque fra tre giorni giochiamo, e niente, bisogna darsi una scossa immediata. Soprattutto forse un problema mentale, considerando anche alcune sconfitte in casa, soprattutto, no? Magari quando la squadra è andata un po' in difficoltà. Ma senti, io ho visto delle partite, ho visto la parte iniziale del campionato molto molto bene, poi c'è stata una debacle, c'è stato, e non so quale le motivazioni. Comunque, ecco, insomma, ribadisco, l'obiettivo è quello di rimettersi sui binari giusti e di ripartire fin da domenica dall'ex Facini con il piede giusto. E sicuramente non sarà facile, perché andiamo ad affrontare la miglior difesa del campionato, una squadra esperta, e niente, comunque indubbiamente ci proveremo e daremo il 100%. Che tipo di basket ti piace praticare? Ma senti, mi piace praticare un tipo di basket rapido, mi piace molto fare contropiede, mi piace quando la partita lo permette, e poi niente, poi da lì vengono fuori tutte le altre cose. E niente, però ora, così, vedendo un pochino i numeri, sono un amante dei numeri, mi sembra la cosa un pochino più da aggiustare sia il reparto difensivo, dove ci sono delle lacune, e niente, se non si può certo sempre sperare di vincere le partite 94 a 86, perché non sempre la palla entra dentro, però dovremmo cercare di partire da una situazione difensiva in cui ci permette di arrivare molto più tranquilli e molto più sereni nella parte davanti.